Al primo posto Build Your Future, Caterina Garofano e Ilenia Brenta. L'Inventorama adesso alle sue vincitrici. Si è trattato di un concorso aperto agli studenti e alle studentesse, nato con l'obiettivo di trovare idee di business da sviluppare attraverso una startup o un'impresa in ambito tecnologico a prevalenza femminile. Idee che ci portano nuove forme di impresa in un momento in cui c'è bisogno di cambiamento, di nuove idee, appunto, di nuove imprese e di collaborare tutti insieme. E lasciatemi dire che il modello prettamente maschile ha mostrato le sue forze ma anche le sue tante debolezze. Credo sia venuto il momento di considerare la forza delle donne come una chiave di volta per uscire da questa situazione stagnante che ci vede da tanti anni. Università e lavoro, scuola e lavoro, ecco, questo è un esempio di come delle studentesse nel momento in cui studiano mettono a punto un progetto e la propria creatività per dire io che cosa farò nel futuro e in quale rete mi metto. Quindi per noi è stato importante a più punti di vista. Un progetto del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena, del Comitato IFE e della Camera di Commercio. Qui ci confrontiamo con ovviamente quella che è una scommessa ormai consolidata di un'impresa che è sempre più femminile ma anche sempre più giovanile. Ormai oltre un terzo dello stock delle nostre imprese è appannaggio di imprenditoria, di imprese connotate alla presenza femminile, ma soprattutto anche quella di imprenditori giovanili. Quindi se c'è un modo per far crescere la nostra impresa è avere e dare l'opportunità perché questo possa essere consolidato sempre di più. La Camera di Commercio aiuterà finanziariamente queste idee imprenditoriali per trasformarsi in progetti di impresa e assisterà questi progetti di impresa anche nel futuro. Innovazione digitale ma anche sostenibilità ed attenzione all'altro, questi ingredienti dei due progetti vincitori. Il progetto che si è collocato al primo posto si chiama Build Your Future ed è stato presentato da due studentesse, riguarda l'inclusione lavorativa di soggetti con disabilità. Il secondo progetto che si è classificato al secondo posto si chiama Work We Can Do It ed è stato presentato da un gruppo misto di studentesse lavoratrici di diversa età e riguarda la progettazione di spazi di co-working ma anche di servizi personalizzati a sostegno delle donne e dei lavoratori che vogliono avviare attività di impresa.